Ma mi piacerebbe pregare per l'Italia. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti voglio ringraziare perché tu ami l'Italia. Ti voglio ringraziare perché ami tutto il popolo, l'intera popolazione, tutti gli immigrati, tutta l'intera popolazione. Ti prego per la popolazione originale. Oh Gesù, io prego e ti ringrazio per questo, perché le finestre del cielo sono aperte. Tu l'hai aperte quando sei asceso e sono rimaste aperte quando lo Spirito Santo è disceso e resteranno ancora aperte finché il Vangelo è predicato e ci sarà l'interazione tra cielo e terra. Io ti prego per il governo dell'Italia e ti prego affinché le persone possano conoscerti come il loro personale salvatore. Tu sei l'unico salvatore nel mondo. Non c'è nessun altro. Benedici ogni pastore. Benedici ogni evangelista. E benedici ogni chiesa che predica il Vangelo. E dai, Signore, potenti risvegli e sviluppi in questa grande nazione che è l'Italia. È questo il desiderio del mio cuore. La ragione della mia preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. His name is Jesus. Di pregare per il nostro paese, per l'Italia, perché questa nazione possa sempre più avvicinarsi a Dio e poter vivere quel risveglio che tanti attendono, invocano, ma che molto spesso non vivono. Se John Piper accetta di pregare per la nostra nazione. Padre nel cielo, tu sei il Signore dell'universo. Le tue mani si distendono su ogni nazione, su ogni tribù, su ogni popolo. E tu hai detto che ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, volenterosamente o meno. Perciò tu sei il Signore dell'Italia e tu sei il Re sopra ogni governante. Qui tu fai sorgere un governante, lo fai abbattere. Rialzi la tua chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Ti prego perché ci sia una grande fede nei credenti in Italia. Signore, aumenta la fede del tuo popolo anche qui. Aumenta il loro coraggio nella testimonianza, aumenta il loro amore per te. Aumenta la loro disponibilità al sacrificio nel portare l'Evangelo a tutte le persone che non ti conoscono. Sconfiggi il male che regna così tanto nella mia cultura e nella cultura italiana. Come tu hai detto, ti preghiamo, liberaci dal male, così da poterne essere liberi. Spezza il potere delle tenebre, rimuovi la cecità che avanza nella Chiesa per tenerci lontani dal vedere la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo. Apri gli occhi del tuo popolo in modo che sia sbalordito e meravigliato quando vedono Cristo nella sua gloria. Togli via tutta la vergogna e tutta la paura e tutta l'ansietà e libera il tuo popolo, Signore, affinché possa muoversi come un esercito d'amore, come un esercito di umiltà e mansuetudine e coraggio in questa nazione e porta una sorta di grande risveglio, una sorta di nuova riforma, così che l'Evangelo sia compreso nella sua purezza e nella sua potenza e che il popolo possa correre e diffondere la verità e lui trionfi nei cuori di milioni di persone. Te lo chiediamo per la gloria di Gesù e nel nome di Gesù. Amen. 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 Oh, Signore, benedice Italia. Signore, benedice Italia.
Cambia este país. Cambia questo paese. Trae esperanza, porta Señor. Porta speranza, Signore. Y que los italianos. E che gli italiani. De a millones. De migliaia. Puedan conocer a Cristo. Possano conoscere a Cristo. El perdón de los pecados. Il perdono dei peccati. El lavamiento por tu sangre. Essere lavati per il tuo sangue. El poder de tu Espíritu Santo. Il potere del tuo Spirito Santo. Y que este país, Señor. E che questo paese, Signore. Sea bendecido de lo alto. Sia benedetto dal cielo. Con millones de italiani, con milioni di italiani che se vuelvan siervos tuyos, che siano i tuoi servitori. Bendice a Italia, Señor. Bendice Italia, Signore. Bendice este país tan querido. Bendice questo paese così caro. Que se menciona en tu palabra. Che si dice en la tua parola. Y que tú vas a volver, Señor, a bendecir a Italia. E che tu tornerai a benedire Italia. Padre Santo. Padre Santo. Te encomiendo a todos tus siervos. Ti dono tutti i tuoi servi. A los pastores. Ai pastori. A los líderes. Ai leader. A la juventud. Ai giovani. A todos tus siervos en Italia, en Italia, en los negocios, nell'affare, en la prensa, nel giornale, en la medicina, en la medicina, la abogacía, en el doctorato. Oh Señor, bendice Signore, a los profesores, benedice ai professori, que tu Espíritu Santo, el tuo Spirito Santo cambie este querido país, cambi questo caro paese, de una manera inesperada, en un modo inaspettato, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, per la gloria del tuo nome, óyenos, Señor. Ascoltaci, Signore. En el nombre de Jesús. En el nome di Gesù. Amen. Amen. Per l'Italia. Adesso, brevemente, se puoi, Lauren Cunningham, anche pregare. Lord, I pray for this nation. Signore, ti prego per questa nazione. A nation known around the world for the beauties of beauty of singing and art and all kinds of classical music. Questa nazione conosciuta in tutto il mondo per la bellezza dell'arte, della musica ed altre cose. I believe they'll be leading worship up in heaven. Io credo che loro guideranno le lode in cielo. Let them use their music now to spread Jesus around the world. Che possano usare la loro musica per portare la conoscenza di Gesù intorno al mondo. Let their musical voices share the word of God. Ma che la loro voce buone per la musica possano condividere la parola di Dio. But with the enthusiasm of the Italian people. Ma con l'entusiasmo del popolo italiano. May they proclaim the gospel in every means. Che potranno proclamare l'evangelo con ogni mezzo. And give them a new anointing on this nation. E Signore scendi con una unzione nuova su tutta la nazione. Not to fight others that are different from them. Di non combattere contro quelli diversi di loro, but to love them, ma di amarli. Amen. Love them into the kingdom of God, e amarli finché entrano nel regno di Dio. Give them an anointing of love, dagli un'unzione di amore. That Jesus died for, quell'amore per cui per il quale Gesù morì. Had, so he sent his son, e per quell'amore che tu ebbi, oh Dio, che he per questo ha mandato il tuo figlio. Whole world. E ha amato tutto il mondo. Let Italy love the whole world, che l'Italia possa imparare ad amare tutto il mondo. And find their purpose fulfilled. E trovare lo scopo adempiuto in obeying Jesus. Ubbidendo a Gesù. We pray it in Jesus' name. Te lo preghiamo. Amen. Nel nome. Amen. Di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo quindi compreso che adesso dalle parole passiamo ai fatti. E forse è il momento di metterci in comunione e invitiamo Paul a pregare per i credenti italiani e per la nostra nazione. Okay. Gloria a Dio. Padre, veniamo davanti a te nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Sappiamo che lontano da Lui non avremmo parte con te. Signore, ti prego per questa nazione, questo posto bellissimo, per le persone che vivono qui. Ti prego, Signore, fa che possano conoscerti, che possano conoscere il tuo figliuolo, che tu possa far brillare la luce della tua verità sull'Italia. Che possano vedere che in Cristo e in Lui solo tutte le nostre opere sono come un panno lordato, che attraverso le opere di un uomo non possiamo essere giustificati, ma c'è Cristo che ha vissuto una vita perfetta, che è morto di una morte perfetta e che è risuscitato dai morti. E io prego, Signore, affinché Tu illumini la mente delle persone con la potenza dello Spirito Santo, e che loro possano vedere il Vangelo della verità e che ci possa essere un grande movimento di Dio in questo luogo. Riconcilia, Padre, le persone a Te e gli uni con gli altri, che la Tua giustizia riempia questa terra, che la verità, riverenza e amore verso Dio possano essere il marchio di questa terra.
Signore, converti queste persone e rigenera i loro cuori. Falle diventare nuove creature per la tua gloria, onore e per il tuo figliuolo. Nel nome di Gesù. Vogliamo ringraziare. Ti ringraziamo, Signore, per la Chiesa di Gesù Cristo proprio qui in Italia. Noi preghiamo perché tu la rinvigorisca e la porti ad un alto livello. I miracoli, l'evangelizzazione e le meraviglie dello Spirito siano la casa dei pastori qui in Italia. Noi ti preghiamo, oh Dio, che tu possa usare i pastori in questa nazione che ha visto tanto. Tu sei il testimone della croce, direttamente dall'Italia, nel resto dell'Europa e del mondo. Preghiamo per i leader di governo, oh Signore. Tu conosci la situazione di questa nazione. E io prego il Signore perché tu continui a stabilizzare questa nazione, che tu garantisca grande lungimiranza ai leader di questa nazione. Io prego Dio che dia loro consigli e che le persone timorose di Dio stiano al loro fianco per dare loro una parola di saggezza. Io prego per una lungimiranza profetica che verrà nei leader di governo, che questa nazione possa essere governata talmente bene che la Chiesa di Gesù Cristo possa prosperare per la tua gloria. Quindi, Signore, noi ti ringraziamo e più di tutto, Signore, io prego perché venga una gran conversione di anime in questa nazione. Io prego per un paradiso che si aprirà a tutti e, Signore, ti voglio ringraziare perché tu ami l'Italia. E Signore, io prego in questi giorni che grandi testimoni verranno per questa nazione. Quindi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Possiamo concludere nel migliore dei modi, cioè pregando. Vorrei che tu potessi pregare per le persone che ci seguono, in particolar modo per la nostra nazione. Amen. Preghiamo. Gloria a te, Padre. Noi ti benediciamo e ti lodiamo questa sera. E vogliamo pregare per l'Italia, una nazione che tu ami, che tu vuoi salvare. Tu ci insegni a pregare per quelli in autorità, per il Presidente, per il Primo Ministro, per i membri del Parlamento, per capi per i governi, per il Sindaco di ogni città, per il Napoli dove siamo adesso. Signore, tu conosci ogni cuore di quelli che seguono in questo giorno questa trasmissione. Tu conosci le lacrime che scorrono sulle guance, cuori che sono feriti. Ti prego, Signore, vieni aiuto a queste persone. Apri il loro cuore per ricevere la salvezza che Cristo ha comperato col suo sangue sulla croce. Ti preghiamo questo con fede e ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen. È stato così facile insegnare. I loved Italy when I came. I love Italy more after being with you today. Io prima di venire in Italia l'amavo, ma ora dopo che ci sono stato un po' e ho conosciuto un po' di voi, l'amo ancora di più. But I would like for each one of you just to bow your heads and close your eyes for a moment. Ma posso chiedervi in questo momento liberamente di abbassare i vostri capi, di chiudere i vostri occhi. And I just want to ask a simple question. E voglio chiedervi una semplice domanda, farvi una semplice domanda. I wonder how many of you would raise your hand and say John. Io mi domando quanti di noi alzerebbero la mano per dire John. I want to be another Gabby. Io voglio essere come Gabby. I want to be a person who really makes a difference. Voglio essere una persona che fa la differenza. I want to be a transformational leader. Voglio essere un leader che trasforma. And I'm going to raise my hand. E voglio alzare la mia mano. And by just raising my hand to you, per significare, I'm saying to you and I'm saying to God, per significare a te e a Dio soprattutto, I want to make a difference in my country. Io voglio fare una differenza nella mia nazione. And you raise your hand just now, all over the auditorium. Vuoi alzare la tua mano ora? Tenerla alta. As I raise my hand, John, mentre la alzo, John, I just want you to pray. Voglio che tu preghi that God will help me to be a transformation. Che Dio ti aiuti ad essere un leader che trasforma. Lord, I thank you for each hand that is raised. Grazie, Signore, per ogni mano che si è alzata. And I thank you because you have spoken to their heart. Perché hai parlato ai loro cuori. May this be the beginning. Possa essere questo l'inizio of life change within them.
di un cambiamento dentro di loro. We ask not that you change the country. Signore, cambia questa nazione. Or the family. Le famiglie. Change them. Cambia. Be the change in them that you want to bring to the country. Renderli agenti di cambiamento. Start with them. Inizia con noi. So may they in their heart. Sono così nel ask cuore. For strength and courage. Io ti chiedo di chiedere coraggio, and wisdom, forza, energia, and favor, sapienza. And may you begin that change today in their life. E inizia da oggi, da questo momento. The beginning of a journey. L'inizio di un percorso. That makes a difference for them. Che possa far un cambiamento in te. And will make a difference for others. Ma soprattutto per gli altri che ti seguono. This we pray in Christ's name. Lo preghiamo. Amen. Amen. Chiedo di concludere forse nel migliore dei modi. Io lo chiedo a tutti i, diciamo, i leader evangelici che intervisto di pregare in particolar modo per la nostra nazione, per l'Italia, perché questa terra possa conoscere un potente risveglio spirituale. Preghiamo. Father, from my heart, I pray for Italy. Padre, dal mio cuore io prego per l'Italia. I pray for the Church of Italy. E prego per la Chiesa in Italia. I ask you to pour out your Spirit afresh. Ti chiedo di riversare il tuo Amen. Spirito di nuovo. And bring revival. E dacci, oh Signore, il risveglio. Lord, I am indebted to the Italian Church. Signore, ho un debito con la Chiesa italiana. You know my love for the Italian Church. Tu conosci, Signore, l'amore che ho per la Chiesa italiana. Look at every hungry heart. Guardo, Signore, verso ogni cuore affamato. Look at those who prayed with tears for their nation for years. Guardo, Signore, verso quelli che da anni pregano con lacrime per la loro nazione. Look at those who refuse to move away from the testimony of Jesus. Guarda, Signore, tutti quelli che rifiutano di allontanarsi dalla tua testimonianza, oh Gesù. Have mercy on this nation. Abbi misericordia su questa nazione. Have mercy on your church. Oh, abbi misericordia sulla tua chiesa. And do something so radical that it will be felt around Europe and around the world. E opera, Signore, in un modo così potente e radicale che si sentirà quest'opera in Europa e intorno al mondo. We ask it in Jesus. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 E le chiederei di fare una cosa semplice che fa un pastore, che è quella di pregare per la nostra nazione, per il nostro popolo, perché questo paese che è la culla della civiltà moderna e che è sede anche di tante espressioni religiose, possa sempre ed ancora di più riconoscere che Cristo è il Signore. Yeah, I would gladly play for you. Prego con piacere, grazie. Signore in cielo, Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù. Ti ringraziamo per l'Alleanza Evangelica Italiana, per come tu li stai usando per portare unità tra tutti gli evangelici in questa terra. E questa unità tra gli evangelici sta rafforzando la testimonianza dell'Evangelo, in modo che l'Evangelo, la buona notizia, sia divulgata. E così possa portare trasformazione personale e anche collettiva per il regno di Dio. E ti prego, Signore, che tu possa usare gli evangelici per essere il sale e la luce nelle loro rispettive comunità. E ti prego, Signore, che l'Evangelo di Gesù Cristo possa brillare per tutta la penisola italiana e che le vite delle persone possano essere trasformate quando loro credono nel Signore nostro Gesù Cristo.